In Australia si sono concluse con scontri e cariche della polizia le manifestazioni di Melbourne che hanno visto contrapporsi davanti al Parlamento nazionalisti e antirazzisti. Le forze di sicurezza, composte da circa 400 agenti, hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti di entrambi i gruppi e utilizzato spray col peperoncino. Alcune centinaia di nazionalisti scesi in piazza con cartelli con scritte "Riconquista l'Australia" sono stati duramente contestati dagli attivisti antirazzisti che hanno formato una grande manifestazione nel centro della città. Al termine degli incidenti, 4 persone sono state arrestate. Oggi sono previste almeno una decina di manifestazioni in altrettante città australiane, dove in contemporanea sono previsti presidi antirazzisti. A Sydney sono già scoppiati i primi incidenti, tra le file dei nazionalisti presenti anche gruppi neonazisti.